Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Diego Game Insight. Ciao Diego. Okay. E abbiamo come sfondo, per un tributo, Mr. Van Allen, che purtroppo ci ha lasciato questa settimana, quindi so che non c'entra niente con quello di cui andiamo a parlare, però comunque è stata un'icona della musica rock e ci sembrava opportuno dare uno spazio. In realtà comunque anche l'altra volta abbiamo parlato di musica, quindi ogni tanto finiamo in questi ambiti. Sì, quindi, sì, dai. Sì. Mi sembra giusto. Oggi parliamo di Dark Souls. Dark Souls, cerchiamo di fare più una puntata generica, quindi qualcosa che accomuna tutti e tre i giochi, e non ci andremo a concentrare troppo nello specifico su Dark Souls 1, 2 o 3, ma andremo ad analizzare un po' la serie e quello che ha portato nel mondo videoludico. Ok, ho condiviso un po' lo schermo con questo video di Dark Souls 1. Quindi Diego, dici un po' che tipo di gioco è e come mai ha fatto il successo che ha fatto. Allora, partiamo che ormai i Dark Souls sono considerati un genere a sé stante, per così dire. Vengono considerati i Souls Game. Questo include i Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, però anche giochi come, per esempio, recentemente uscito Mortal Shell. Okay. Mortal Shell, che è un indie, ma ce ne sono tantissimi. Comunque il Souls-like, anche per esempio Remnant from the Ashes viene considerato un Souls-like. Mm-hmm. Sono diventati questo nuovo genere, ma che cosa sono effettivamente? Sono degli action RPG. Sono action RPG vecchio stile, però. Cosa intendo con vecchio stile? Che hanno una caratteristica che il pubblico considera fondamentale, anche se ormai sono varie le caratteristiche. Diciamo che quella che principalmente viene considerata come fondamentale è la difficoltà del gioco. Che poi in realtà oggi andremo a scoprire che non è esattamente che il gioco è difficile, è un'altra caratteristica, però vengono considerati giochi difficili, con caratteristiche RPG, quindi si può salire di livello, si hanno delle statistiche, e solitamente hanno anche altre due caratteristiche, cioè sono abbastanza unforgiven con il player, quindi il giocatore viene punito per commettere degli errori. La seconda caratteristica è che solitamente sono abbastanza liberi nell'esplorazione e nella narrativa, cioè il giocatore è meno guidato rispetto ad altri. Infatti, per esempio, i Souls-like molto spesso hanno la cosiddetta lore, cioè non hanno una trama di gioco, ma hanno effettivamente una storia, un background che il giocatore deve scoprire perché è nascosto a lui. E infine, la terza caratteristica è che in qualche modo la morte del giocatore non è l'effettiva morte del giocatore. Vediamola sotto questo punto di vista. Cioè, quando il giocatore muore, in realtà non si conclude la partita, o non nel modo in cui ci si aspetta comunemente. Ovviamente tutte queste caratteristiche sono state inventate dal primo, in realtà tecnicamente parlando, Demon's Souls, che è un gioco che aveva tutte queste caratteristiche, ma era molto rough around the edges, per così dire, come si dice in Inghilterra, era molto non finito, impreciso su certe cose, per cui ha avuto successo, ma non certo successo di Dark Souls 1. Dark Souls 1 ha preso questa formula, ovviamente è stato fatto dalle stesse persone, ha preso questa formula, quindi sempre From Software, e l'ha rifinita, diventando un successo globale, che poi si è evoluto in Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne e tutti i Souls-like che citavo prima. Quindi, meccaniche RPG. Meccaniche RPG sono principalmente le statistiche. Le statistiche dei Dark Souls sono solitamente statistiche vecchio stile. Cosa intendo? Che abbiamo forza, destrezza, magia, vitalità. Sono molto alla D&D, per così dire, ma non sono ovviamente un rapporto e non sono basate su quelle di D&D, ma sono chiaramente ispirate a quelle di D&D. Mm-hmm. Sono più vecchio stile. L'altro elemento è che le statistiche di Dark Souls sono combinatorie, cioè è possibile che, o meglio, Dark Souls ha gli attributi, quindi ho la vitalità, la forza e così via. Questi attributi si mischiano creando le statistiche, come per esempio l'attacco. Per cui l'attacco è, per esempio, la combinazione della statistica di danno dell'arma e di una scaling, cioè di un moltiplicatore, basato sul tipo di arma che sta utilizzando. Per esempio, forza sulle armi pesanti, destrezza sulle armi veloci e intelligenza sulle armi magiche, fede sulle armi o sulle magie
miracoli, vengono chiamati all'interno del gioco i miracoli, oppure anche le curse, che in realtà hanno un doppio scaling. Per cui cosa vuol dire questo sistema? Vuol dire che in realtà il rapporto non è uno a uno. Per esempio, se qualcuno gioca a Divinity, faccio un esempio per parlare delle statistiche moderne, molto spesso ci sono delle statistiche come intelligenza. Intelligenza aumenta del 5% per ogni livello il danno di tutte le magie, che siano queste magie di fuoco, di ghiaccio, necromanzia o così. In realtà necromanzia no, però ghiaccio, fuoco, geomanzia. Quindi se io voglio essere un mago, genericamente posso semplicemente pompare intelligenza, fondamentalmente. In Dark Souls il processo è un po' più complesso, anche in realtà in Divinity, però diciamo che è stato principalmente lui. Quindi uno può pensare, oh, ho intelligenza, basta fare quello. No, in base al tipo di build che voglio fare, devo pensare a un tipo di... al tipo di attributi che voglio migliorare. Qui, tra l'altro, nel video stavo vedendo un altro degli elementi fondamentali, cioè i boss. Come dicevo prima, il gioco è conosciuto per la sua difficoltà, che ovviamente è espressa al massimo livello nei boss. Qui adesso stiamo vedendo i Gargoyle. Il Gargoyle è un boss molto particolare, infatti questo lo vedrai. Adesso non spoilerò finché non succede, diciamo. Anche se questo giocatore mi sembra che sia uno che sta facendo una speedrun, quindi magari probabilmente ci sarà il Gargoyle in modo super veloce, senza nessun tipo di problema o cose simili. Però vediamo. Comunque, prima caratteristica, anche qui come dicevo il vecchio stile, cioè il boss ha una barra della vita, si vedono il danno che il boss fa, ci sono dei punti deboli e delle caratteristiche dove il giocatore può colpire meglio, e qui vediamo la seconda caratteristica, cioè, in realtà come dicevo qua il giocatore è talmente veloce che è finita, ma la caratteristica speciale di questo combattimento è che dopo aver tolto circa metà della vita del primo Gargoyle, compariva un secondo Gargoyle. Questo giocatore non lo sa assolutamente all'inizio. Per cui quando pensa, ah beh, ormai sto vincendo perché ho quasi ucciso un Gargoyle, in realtà gli compare un secondo intero boss che deve affrontare. Cosa che è sorprendente e parecchio difficile, anche perché sempre nell'ambito RPG di solito il giocatore è abituato a essere lui in vantaggio numerico. Cioè siamo 4 contro il boss. Invece in questo caso il boss ribalta questa aspettativa diventando 2 contro 1. Per esempio, in Dark Souls 1 questo è presente nel boss più difficile del gioco, che non penso vedremo in questa run. Oddio, così hanno quanto è veloce il giocatore? Forse sì, però Ma senti, senti un non è la certezza. secondo, a parte diciamo tutte le build e i fattori RPG che comunque sono anche presenti in altri giochi, mi viene in mente Diablo, mi viene in mente, no, so, in un, Sì. so, Baldur's Gate, eccetera, eccetera. Se tu dovessi dirmi delle cose che comunque trovo in Dark Souls, che non trovo in altri giochi simili, e perché secondo te ha fatto il successo che ha fatto, nel senso perché ha questo potere addictive, no? Cioè, nel senso, io Ok. continuo a giocare a Dark Souls e non a un altro gioco, e c'è un sacco di gente che cioè, che lo rigioca addirittura. Come mai è una formula che vince su altri giochi molto simili? Chiaro. Quello per cui succede sono due ragioni. La prima, da cui voglio partire, che è la più semplice, però, ma anche la più geniale dal mio punto di vista, è la morte. Dark Soul, Demon Soul, beh, diciamo i Souls, diciamo la serie Souls, ha risolto un problema che i game designer avevano veramente dall'alba dei tempi, cioè la morte del giocatore. Ora, nel game design e nei videogiochi è necessario che il giocatore sia punito se commette degli errori, perché se non puniamo il giocatore, non lo possiamo premiare nemmeno, oppure non possiamo neanche creare un momento di pericolo o difficoltà. Nessuna di queste cose può esistere senza la punizione. È proprio una caratteristica necessaria nel gioco. Quindi non ci si può fare a meno di una cosa del genere. Però qual è il problema della punizione? Che uno, a nessuno piace essere punito, che questo è il primo, a nessuno piace perdere. E secondo è che normalmente il momento in cui i giocatori di un videogioco o anche di un gioco abbandonano il gioco è proprio nel momento in cui hanno perso. Perché ci sono varie ragioni. Uno, perché ho perso, quindi dovrei ricominciare, non c'ho voglia, ho perso e quindi mi sono un attimo scollegato dal mondo di gioco e mi sono rilassato, oppure ho perso e sono incazzato, quindi ho corso e sono arrabbiato e non c'ho voglia di giocare, una cosa che quando sono arrabbiato. Ci sono tante ragioni, per cui
quando si muore, molto spesso i giocatori abbandonano la partita, decidono di non continuarla. Questo Dark Souls o la serie Souls l'ha risolto utilizzando il concetto delle anime e del punto di morte del giocatore. Cioè, quando il giocatore muore in Dark Souls o nei Souls, ed è per questo che si chiamano Souls-like, infatti una delle caratteristiche principali dei Souls-like è avere, come dicevo all'inizio, un sistema legato alla morte. Quando il giocatore muore in Dark Souls, qui in basso a destra vediamo 6212 adesso, sono il numero di anime del giocatore. Nei Souls le anime hanno una, diciamo, triplice funzione. Prima di tutto sono in modo per salire di livello. Quindi io devo i punti esperienza. Poi sono anche la currency del gioco, la moneta, quindi io posso usarla per salire di livello o comprare oggetti. E infine il terzo, esistono delle anime speciali che hanno degli effetti particolari, come insegnarmi delle mosse speciali oppure sbloccare delle armi particolari. Quindi sono molto importanti, diciamo, mettiamola così. Quando muoio in Dark Souls, io perdo tutte le anime che non ho speso. Quindi se adesso il giocatore morisse, dove muore, vengono lasciate 6212 anime. L'unico modo che ha il giocatore per recuperare queste anime è raggiungere la zona dove è morto senza morire. Quindi se viene ucciso di nuovo, le perde. Perché questo sistema è geniale? Perché quando io muoio, non posso abbandonare il gioco. Perché se lo abbandono, non è che Perdi perdo tutto. necessariamente le anime, però è più difficile anche solo ricordarsi dove sono, Ah, ok. ricordarsi i pericoli. Quindi perdere queste cose rende molto, ma molto più difficile capire come recuperare le anime. Di conseguenza, l'unico momento in cui posso abbandonare il gioco dopo la morte è dopo che ho recuperato le anime. Però, se io ho recuperato le mie anime, continuo a giocare. Perché a quel punto magari sono a metà del livello, il punto dove avevo perso precedentemente, e allora già che sono lì non continuo? Probabilmente continuo, cioè probabilmente continuerò a giocare già che sono arrivato a quel punto, anche perché, e questo è l'altro elemento, il gioco salva in momenti specifici. Per Ok, cui quindi. recuperare le anime non è necessariamente l'unico, cioè non necessariamente porta al salvataggio della partita. Quindi allora si può riassumere dicendo che mentre gli altri giochi comunque muori e devi rifare tutto senza comunque lasciarti un, diciamo, un reward, dici, guarda che se vai lì ritrovi tutto, qui, cioè, quindi capito, non c'è un senso di progressione, cioè sei morto, devi comunque ripetere tutto il livello da capo, non c'è niente che ti voglia giocare di nuovo, anzi c'è proprio un senso di vabbè, sono morto, mo chiudo che mi sono seccato e Esatto. rigiocherò domani. Quindi il fatto che ti lascio un qualcosa nel gioco dovrebbe invogliarti a dire guarda che sono là, poi più tempo passa, più magari non lo so, ti dimentichi oppure cioè è comunque un qualcosa che loro cercano di fare per far sì che quando muori continui, diciamo lasciandoti un qualcosa nel gioco. Loro cercano e ci riescono, perché questo sistema funziona veramente bene. Ed è uno dei principali motivi per cui funziona, perché premia il giocatore che riesce a recuperare le sue anime, perché poi ovviamente nel recuperarle probabilmente ne ha guadagnate delle altre, perché aveva sconfitto dei nemici e cose di questo genere. Questo è geniale e funziona veramente, veramente bene. È una meccanica che praticamente risolve il problema della morte del giocatore. E questa è stata appresa da tutti i Souls e anche sperimentata, per esempio in un altro Souls-like come Lord of the Fallen, il giocatore veniva ulteriormente premiato per cercare il numero di nemici che aveva ucciso per recuperare l'equivalente delle proprie anime, in cui già non si chiamavano anime, ma è la stessa cosa. Quindi quando morivi perdevi le anime, e se uccidevi tanti nemici prima di recuperarle, quindi aumentavi il rischio, perché comunque ogni volta che provi a uccidere dei nemici rischi di essere ucciso stavolta, guadagnavi un bonus aggiuntivo di esperienza. Altri giochi hanno per esempio fatto che devi sconfiggere un particolare nemico, quindi quando le perdi, non le perdi in un luogo necessariamente, ma le perdi sempre al nemico più vicino a quel luogo, e ti costringono sempre a combattere qualcuno. Secondo elemento invece che ha reso i Souls così amati è quello che stiamo vedendo in questo momento, che è il misto tra arbitrarietà e libertà di gioco. Cioè, come vedete, questo giocatore sta facendo un sacco di cose strane. È andato a sconfiggere il Bell. Adesso è sceso, ha eliminato uno degli NPC del gioco e adesso è andato in un'altra area e ha saltato molto di quell'area facendosi cadere.
la mappa di Dark Souls e il modo in cui i Souls, la maggior parte dei Souls, sono esplorabili è praticamente libero o molto poco guidato. Cioè il giocatore è libero di poter raggiungere delle aree dovunque vuole. Come si fa questa cosa qua? Com'è possibile che siano riusciti a fare questa? E si lega al discorso della difficoltà. Cioè, Dark Souls non è realmente difficile. Dark Souls è arbitrario, che è una cosa differente. Cioè, un gioco si definisce difficile quando di solito è legato a delle caratteristiche del giocatore. Cioè, cosa intendo con questo? Intendo che, per esempio, saltare la corda è una cosa che può essere difficile. Per me è molto facile per, che ne so, uno che si allena a fare la box. No, mettiamola così. E l'unico modo che ho io per migliorare il mio capacità di saltare la corda è saltare la corda o allenarmi in cose simili o che hanno a che fare con saltare la corda e migliorare. Molto spesso i giochi non hanno questa caratteristica ed è molto difficile avere questa caratteristica in generale in tutti i giochi che siano videogame, perché è una caratteristica fisica. Il combo system è una cosa difficile, per esempio, se è uno in cui devo premere i bottoni velocemente. Quella è una cosa difficile solitamente. Molti videogiochi hanno le statistiche dove io salgo di livello. Dark Souls è pensato in un modo un po' diverso, cioè il gioco è pensato prima di tutto per essere finito e completabile interamente da livello 1. Cioè ogni singolo nemico del gioco può essere sconfitto a livello 1, se un giocatore è sufficientemente bravo per farlo, anche con l'arma peggiore del gioco, o senza essere mai colpiti. E questo se ne sono viste tantissime di cose. Per esempio su YouTube io una volta ho visto un giocatore che ha finito Dark Souls con i piedi. E cosa intendo con i piedi? Che usava il controller della PlayStation con i piedi. Sì. E l'ha finito. Quindi se questo gioco è finibile con i piedi, non è difficile, perché voglio dire, i piedi sono molto meno efficienti delle mani. Ecco qua, qui abbiamo visto uno di questi sistemi che vi dicevo, dove il giocatore salta, skippa una zona del gioco sfruttando il fatto che la mappa è praticamente completamente esplorabile. Sì, Ovviamente se che sai poi è quello che fatto stai apposta. facendo. Sì, che è È fatto fatto apposta, è apposta. fatto Sì, apposta, sì, sì. è fatto apposta, assolutamente. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che il gioco è pensato in due modi differenti. È pensato per essere difficile, ma completabile a livello 1. E per tutti gli altri giocatori, quelli scarsi come me, per esempio, io sono veramente scarso, li ho finiti, ma sono scarsissimo, ci sono questi sistemi di, diciamo, cheese incluso, cioè i livelli, la magia, la possibilità di summonare altri giocatori, per cui il gioco è difficile tanto quanto vuoi che tu come giocatore sia difficile. Cioè, se io voglio giocare Dark Souls difficile, lo gioco a livello 1 potenzialmente, ma magari è troppo difficile per me. Allora magari lo gioco a livello 1, ma con le armature. Però magari a quel punto è troppo facile, allora lo gioco senza le armature, ma con le armi buone. O magari sei scarso come me e sale a livello 130 e lo finisce a livello 130, dove a quel punto hai degli attributi talmente alti da poter sconfiggere praticamente qualsiasi nemico. Come sono riusciti a creare un sistema del genere? Cioè, com'è che si crea un gioco che sia praticamente completabile a qualunque livello di difficoltà autoimposta dal giocatore? Quello che si fa è che si crea un gioco arbitrario. Un gioco arbitrario è un gioco dove le cose che avvengono sono del tutto non comprensibili al giocatore la prima volta che succedono. Mi spiego. In Dark Souls tu puoi camminare e a un certo punto compare un mostro che dal nulla, beh, diciamo non proprio dal nulla, ma molto nascosto, che ti spinge giù da un burrone e tu muori. Come facevi a prevedere questa cosa? Beh, è quasi imprevedibile, è volutamente quasi imprevedibile. Il gioco è arbitrario, cioè quella cosa lì funziona, mi fa morire, e quindi io penso, no, sono morto, quindi sono scarso, quindi sono debole, quindi il gioco è difficile, ma la seconda volta non ci cascherò. E allora, semplicemente sapendolo, cioè, ok, so che c'è un nemico lì, e allora farò un dodge e non lo, invece di passargli davanti e basta. Fai quel dodge, non è difficile, non è che ho fatto una mossa difficile, fare un dodge è letteralmente premere rotondo. Quella cosa lì era arbitraria. Cioè, io so, cioè, scusate, sono in grado di batterla solo ed esclusivamente se so che sta per succedere. Tutti i nemici di Dark Souls e tutte le cose di tutti i Souls sono arbitrari. Quello
lo stiamo vedendo con un boss. I boss si muovono seguendo un path predeterminato. Perché questo giocatore non sta nemmeno dodgeando? Se voi vedete, questo giocatore praticamente usa il dodge pochissime volte, ma se noi andiamo a trovare un giocatore che fa la no never hit run, vedrete che non verrà mai dodgeato, cioè non userà mai il dodge. Sembrerà di guardare una roba che dice, ma questo gioco è una, perdonate, una cazzata. Facilissimo. Non è così. È perché quel giocatore ha imparato a memoria esattamente tutti i pattern di attacco del nemico e di ogni nemico del gioco. Questo non rende il nemico, diciamo, più o meno facile. Il nemico è esattamente identico a prima. Lui gli fa sempre 26 danni o i danni che gli sta facendo. Solo che se io so esattamente come si muove, e visto che lui si muove esattamente sempre nello stesso modo, lo posso prevedere e battere. E di conseguenza è arbitrario. Ti faccio una domanda. E a parte questa questione appunto di, diciamo, arbitrarietà del gioco, quanto invece c'entra la skill del giocatore? Quindi il boss mi sta devastando, sono morto 500 volte, però continuo a giocare perché ogni volta ne so un po' di più, ogni volta imparo a usare una skill. Quella è una questione di arbitrarietà. Non è una questione, è questo che dicevo, non è una questione di skill, è una questione di arbitrarietà. Cioè, se il pattern dei boss fossero casuali, allora sarebbe una questione di skill di riflesso. Ok. Cioè io vedo che sta per fare quella mossa e di conseguenza reagisco, come quando in un, non so, in uno shooter game ci sono quelli competitivi, è il riflesso, chi è che ammazza per primo l'altro? In realtà chi ha il riflesso più veloce vede che l'altro sta per agire. Sì. In questo gioco invece, se io so esattamente quello che sta per succedere, lo predico. L'esempio l'abbiamo visto anche nel momento prima nel video, quando lui ha attaccato l'NPC. Ora, nel video si è visto che lui nell'NPC gli faceva pochissimi danni, non l'avrebbe dovuto mai in teoria sconfiggere a quel momento del gioco. Eppure l'ha sconfitto senza mai essere colpito. Com'è possibile? Perché quel tipo di pattern di NPC è perrabile, cioè posso fargli il blocco al momento giusto e fare un attacco molto potente in risposta al blocco. Visto che io so come quell'NPC attacca e attacca sempre nello stesso modo, si è visto nel video, se vogliamo tornare indietro oppure no, preferisci, si vede che va sempre indietro e poi fa così, io sono sempre ed esclusivamente in grado di perrarlo. Okay. E se sono in grado di perrarlo, non è difficile, perché non è una questione di riflessi, è una questione semplicemente di sapere quello che sta succedendo. Questa battaglia qua non è una battaglia difficile per chi lo sta giocando. Non ha tensione, lui sa esattamente, lui lei è, non so chi lo sta giocando, ha esattamente pienamente controllo di quello che sta succedendo nel gioco. E certo ci vorrà una vita a batterlo, perché gli fa soltanto 26 danni a botta, ok, ma lo sconfiggerà. Sì, non si sta curando neanche. Sì, in realtà come questo qui non è neanche così studiato, ma davvero, come ho detto, ci sono giocatori che lo finiscono a livello 1 con le armi peggiori del gioco senza mai essere colpiti da nessun nemico. Sì, cose che fanno capire questo concetto. Sai, guarda, stavo proprio pensando che comunque il concetto di un gioco difficile che si impara man mano che giochi, comunque un concetto super vecchio, nel senso se pensi a un Super Mario, il primo su NES, alla fine non è molto, cioè molto dissimile, nel senso se non salti al momento giusto, se non conosci il livello, muori. Ed era proprio il concetto dei primi giochi difficili che, diciamo, ti costringevano a giocarli perché dicevi, cazzo, ero così vicino alla fine del livello che poi ho saltato male, c'era una piattaforma che non avevo visto, prendo e sono morto. E quindi Scusa, ti interrompo. Qua è appena successo una cosa. Se torni indietro tipo fai 10 secondi. Ok, qua si nota molto bene. Guardate, allora adesso il giocatore sta attaccando il boss. Qui c'è un attacco che il giocatore non doggia, perché sa che nella posizione in cui si trova non verrà colpito. E ora qui c'è un attacco dove il giocatore, vedete, corre e non ha neanche guardato la camera. Quindi non, cioè, non ha neanche inquadrato il boss, ma lui comunque ha saltato. Esatto, perché sapeva che avrebbe fatto quell'attacco e sapeva che il modo per evitare quell'attacco era correre in quella direzione. Questo ovviamente è una skill di memoria, di imparare, di capacità muscolare, ma non è una cosa difficile. Cioè, non è che qualcuno ci riesce o meno, con sufficiente tempo è possibile farlo. Una cosa difficile è affrontare, per esempio, un altro giocatore più forte di te, che è la parte PvP. Lì non importa quanto tu, diciamo, ti impegni, se non sei sufficientemente bravo non ce la fai. D'altro canto in tutti gli sport esiste così, cioè i pro player ci sono per i videogiochi
e ci sono per gli sport normali. Poi allenati, migliorati, ma non è che Messi gioca sempre allo stesso modo o il tuo avversario giocherà sempre allo stesso modo, reagirà, è più dinamico. Questo boss non è così. Questo boss agisce sempre esattamente allo stesso modo e se io imparo com'è questo modo, posso dominarlo. Ovviamente dominarlo a livello 1 è più difficile che dominarlo a livello 136, questo è chiaro, Certo. perché faccio più danno, quindi la battaglia dura di meno, ho più vita, quindi posso essere colpito di più, però di per sé non ha una difficoltà, ma è quello che dicevi prima, cioè il gioco difficile non esiste. Intanto perché il primo elemento da pensare nel mondo dei videogiochi è che tutti i videogiochi esistono per essere battuti. Cioè, il computer se ti vuole battere, ti batte. Non esiste una storia, ok? Il computer pensa a una velocità inimmaginabile per la mente umana, ha la conoscenza perfetta e assoluta del campo di gioco. Se un computer ti vuole battere in qualsiasi gioco, ti batte, ok? Ovviamente un videogioco non è pensato per questo, è pensato per essere una sfida al tuo livello di difficoltà, quindi tanto difficile quanto tu ritieni che sia difficile, e che sia una sfida, quindi che ti dia piacere nell'affrontarla, dire che fatica che ho fatto. Ed è questo che è il genio di Dark Souls, perché il gioco non è che si autobilancia, ma è al giocatore stesso a bilanciare la seconda la sua sfida. Cioè io lo finisco la prima volta e magari lo finisco a livello 50, e poi dico, ora lo voglio rifare, ma lo voglio rifare senza la magia. E lo finisci. Ora lo voglio rifare, ma con le armi scarse. Ora lo voglio rifare e così via. Cioè, il giocatore in ogni momento può decidere che livello di difficoltà. Uguale con il boss. Ho perso 500 volte col boss. Bene, posso continuare a cercare di imparare il pattern. Oppure posso decidere di andare nelle aree precedenti, livellare, quindi grindare i nemici più deboli, far salire i miei attributi e a sconfiggere il boss in quel modo. E questo è un autotuning del gioco, quindi il gioco si autotuna, si autosistema, ma dal punto di vista del giocatore, cioè non è che lo fa in diretta, lo fa il giocatore al posto del gioco. Sì. E questo è geniale, perché ogni giocatore che finisce Dark Souls si sente soddisfatto di aver finito Dark Souls. Io mi sento soddisfatto di aver finito Dark Souls nonostante lo finisca a livello 150. Non mi sento di aver barato, però certo non l'ho affrontato a livello di difficoltà di chi l'ha affrontato a livello 1. Certo. E questo è molto, molto. Vedete che questo, alla fine questo giocatore con l'arma più. Non tale più debole, come ho detto, non è la speed debole in assoluto, ma con un'arma debole di livello 5, praticamente è riuscito a sconfiggere un boss molto, molto, diciamo, avanzato del gioco. Interessante. Invece, Diego, come ultima domanda, siamo già sulla mezz'ora, poi ti chiedo se hai altro che vuoi dire sulla serie, ma ti chiedo una carrellata molto veloce delle differenze tra i vari Dark Souls. Quindi tralasciamo Demon's Souls e Bloodborne, ma andiamoci a focalizzare su 1, 2 e 3. Quali sono Ok. secondo te i cambiamenti e le cose diverse tra i vari titoli? Allora, beh, chiaramente il primo è la trama, cioè tutti i Dark Souls parlano dello stesso mondo, ma a potenzialmente migliaia di anni di differenza l'uno dall'altro, centinaia di anni, raccontano una storia che è sempre simile, ma sempre un po' diversa. Quindi, vabbè, questo è il primo elemento della trama. Quindi questa caratteristica del mondo della Dark Soul, proprio dell'anima nera, delle quattro anime e così via. Quindi questo era il primo elemento. Infatti i personaggi sono ricorrenti molto spesso o anche le aree sono ricorrenti. Per esempio a Norlondor, l'area secondo me più bella di Dark Soul 1, compare anche in Dark Soul 3, tanto per citare questa caratteristica. Quindi questo è il primo elemento. Chiaramente la trama che si evolve. Le differenze sono praticamente principalmente, probabilmente vabbè, c'è anche il mondo di gioco, cioè il level design che rispetta le caratteristiche di Dark Souls, che sono principalmente la verticalità. Dark Souls è un gioco estremamente verticale, con tante differenze di altezze. Questo viene mantenuto ovviamente in modo, diciamo, differente. Se devo dire delle caratteristiche principali, Dark Souls 1 era molto più dark. Dark Souls 1 era molto più dark e proprio depressing, per così dire. Cioè, era un gioco che raccontava di un mondo vuoto, distrutto, di cui si capiva che esisteva, cioè che era bello in passato e non lo è più. Attenzione, sapeva dove già dove andare. Quello è un altro esempio comunque. Quel muro non ti dice che è nascosto, Certo. solo se lo sai. Sì. Solo per fare un piccolo esempio. Comunque, queste cose qui.
Quindi questo. Dark Souls 2 invece racconta più una tragedia umana, per così dire. Cioè è meno sul mondo distrutto, è più sulla figura uomo inteso come problemi delle persone. Quindi questo è così. E Dark Souls 3 a livello di trama chiude. Differenze principali sono legate al bilanciamento del gioco. Cioè, durante i vari Dark Souls, perché il gioco ha una componente PvP molto forte, presente in tutti, molti lo apprezzano, sia collaborativa che competitiva, quindi è proprio possibile affrontarsi oppure collaborare insieme contro un nemico. Il bilanciamento del gioco è quello che cambia principalmente, cioè la potenza delle armi, il tipo di armi, il modo in cui il PvP viene gestito sono le principali caratteristiche che differenziano i Dark Souls. Per esempio, Dark Souls 2 aveva una vera e propria arena per il PvP. Cioè, i giocatori potevano affrontarsi in quello che noi definiamo un'arena proprio, cioè una zona chiusa dove non ci sono nemici, dove ci si affronta. Mentre Dark Souls 1, questa cosa non è assolutamente presente. È possibile affrontarsi in dei luoghi che i giocatori hanno deciso essere delle arene. Cosa intendo quando hanno deciso essere delle arene? Cioè, hanno detto qui di solito ci sono pochi nemici o non ci sono nemici, allora la trasformiamo in un'arena. Ma non è un'arena di gioco, non è una zona chiusa o pensata per quello. Questa è una, per esempio, delle differenze che è presente nei vari Dark Souls, cosa che nel 3 comunque non c'è. Un altro elemento è la possibilità e le zone di invasione. Cioè in Dark Souls è possibile anche fare un PvP involontario, diciamo. Cioè, dove io vengo invaso da un altro giocatore senza che io l'abbia effettivamente invitato, e lui può venire, lui, lei adesso, può venirmi a pestare. Questo ovviamente si può disattivare semplicemente staccando internet, e beh, questo chiaramente risolve. Ma nei Dark Souls ci sono la presenza di queste e come vengono gestite è una grande differenza tra i Dark Souls, delle aree dove ci sono momenti che, e aree dove i giocatori sono più probabilmente invasi da altri giocatori. Cioè, è più probabile che in un certo tipo di area ci siano delle invasioni. Quindi il PvP, piuttosto che in altre. Per esempio, faccio l'esempio di Dark Souls 3, c'è l'area subito dopo la chiesa, dove i giocatori praticamente vengono invasi anche da due o tre giocatori alla volta. Mentre, per esempio, in Dark Souls 2 c'è la Gilda del Ratto, che è in questa gilda, chi fa parte di questa gilda indossa un anello nel gioco, e quando un altro giocatore di una qualsiasi possibilità del mondo entra nella zona del ratto, si viene teletrasportati e lo si va ad attaccare. Quindi anche il giocatore che accetta di far parte della Gilda del Ratto comunque interrompe la propria partita in modo un po' brusco, perché a volte si sta facendo altre cose e si teletrasportati nel mondo. Però, per esempio, quella è un'area dove i giocatori a volte vanno volontariamente, cioè ci devi passare anche obbligatoriamente. Però vuoi affrontare degli altri giocatori in modo strano, vai nella gilda del ratto. Quindi queste sono, non hanno grandi differenze dal punto di vista proprio di meccaniche. Ovviamente le meccaniche vengono rifinite nel corso degli anni, cioè come vedete Certo. Dark Souls 1 era molto bruttino graficamente, aveva un bello stile, tuttora lo stile di Dark Souls a me piace. Era proprio uno stile forte, cattivo, diciamo. Però, non so, la qualità delle texture, la qualità Sì, delle animazioni cose, un nella. po' molto, un po' meccaniche, però vabbè, è sempre stato Esatto. un gioco per PS3, mi pare che è uscito su. Esattamente, esattamente. Però è quello che voglio dire. Quindi, sicuramente ci sono tutte queste migliorie proprio dal punto di vista di qualità della grafica, dell'animazione, tutte queste cose qua sono sempre state presenti. Però, a livello sostanziale, non hanno grandi modifiche, non hanno grandi differenze. Perché la formula funziona. La formula funziona molto bene e soprattutto, e questa è una cosa che secondo me molti designer occidentali non capiscono, mentre i designer orientali sì, è che i giocatori si aspettano di più o meno avere le stesse formule quando giocano a un gioco della stessa serie. Cioè, non vuol dire che il gioco non può avere delle piccole differenze, ma quando io gioco il secondo mi aspetto che sia la versione migliore del primo. Non ho bisogno che abbia grandi differenze o sostanziali modifiche. Sinché mantiene le cose fatte bene, ovviamente cambiano i nemici, e in un gioco che è un action RPG cambiano i nemici, cambia tutto, cioè nel senso cambiano i pattern, devo impararli e così via. Però sostanzialmente la formula è la stessa. I mondi, a volte in Dark Souls 2 il mondo è molto meno libero,
di Dark Souls 1, cioè è molto più guidato, cosa che infatti alla gente non è molto piaciuta. In Dark Souls 3 il mondo libero viene più recuperato. Ecco, qui abbiamo quello che dicevo prima, cioè gli attributi vanno fatti sulle statistiche, vero? Aumentare la strength aumenta tantissime statistiche. Non aumenta semplicemente in generale Sì. l'attacco, aumenta una serie di statistiche. Ok, dico, ti chiederei se hai qualche altra cosa che secondo te va detta per quanto riguarda la serie, diciamo, di Dark Souls dal punto di vista del Assolutamente. design. Dimmi. Sì, l'ultimo elemento è semplicemente la lore, che volevo dire. Tutti i Dark Souls sono Ok. basati sulla lore. Non sono basati su una narrativa, cioè la trama di Dark Souls è veramente, se adesso io dovrei dire la trama di questo Dark Souls, è veramente molto povera. C'è un tizio che è chiamato un non morto, un undead, vieni, diciamo, ti liberi, affronti dei nemici, diventi più forte, incontri dei tizi che ti dicono che il mondo sta finendo, e il tuo compito è riaccendere la fiamma, perché questo mondo è collegato all'esistenza di una fiamma, e incontri un altro tizio che invece ti dice che il tuo compito è diventare, per così dire, il re del mondo senza fiamma, cioè lasciarlo andare nell'oscurità e dominare quello che ci sarà, insomma, per dire. E tu sconfiggi il boss finale e decidi se fare A o B, ma in realtà nessuna delle due è fondamentalmente rilevante. E raccontata così, sta trama è una schifezza. Cioè, nel senso, non è che è una bella trama. È una trama brutta. Allora, perché la trama di Dark Souls in realtà è così interessante? Per la lore, come dicevo. Cioè, ciò che è interessante è che il giocatore, in realtà, affrontando questo mondo, non cambia la trama, ma scopre di più del passato di questo mondo. Cioè, scopre perché esisteva la fiamma, che cosa ha causato l'affievolirsi della fiamma, che chi precedentemente ha ravvivato la fiamma. E queste informazioni però non sono dette tipo con i dialoghi, non so, parlo con l'NPC e questo NPC mi dice: ah, comunque Tizio ha ravvivato la fiamma 2 anni fa. Ok, non è detto così. Questo è detto tramite quella che viene detta narrativa ambientale, environment narrative, cioè le cose, qui comunque vediamo tutti esempi di arbitrarietà, ok? Lui si Sì, ferma sì. davanti a una porta e poi arriva una palla. Come facevi a saperlo? Solo se lo sai. Dicevo quindi, tu scopri queste cose qui perché tutto quello che vedi nel mondo di gioco, e sottolineo tutto, veramente tutto, in realtà ti sta segretamente raccontando la storia di quel mondo. Faccio un esempio, questa volta da Bloodborne, ma perché è uno che quando a me è successo è rimasto veramente impresso, ma ce ne sono tantissimi, però secondo me questo può aiutare anche chi non è esperto della serie Dark Souls. A un certo punto in un Bloodborne c'è un nemico che ti uccide in base a quanto sei potente in una certa statistica, cioè più sei potente in quella statistica più muori, ti punisce per averla livellata, per così dire. L'area precedente a questo nemico è piena di cadaveri e i cadaveri droppano dei bonus a quella statistica. Ok. Perché questa cosa è stata fatta? È duplice: da una parte è per fregare il giocatore e cercare di fargli aumentare la sua statistica così muore, ma dall'altra è perché ti sta raccontando che quelli erano tutte persone che avevano quella statistica alta e quindi quando hanno fatto quel nemico sono rimasti uccisi Sì. perché sono stati puniti dall'averla livellata. Questa ti racconta il mondo, non c'è un dialogo che lo fa, è tutto raccontato nel mondo. In tutti i Dark Souls è pieno, come ho detto, quindi adesso questo giocatore sta chiaramente saltando delle aree, gestendo in questo modo, quindi non si capiscono questi elementi in questo video. Però ogni personaggio che incontro, anche questo ne generico nemico, che può sembrare un generico nemico, perché se lo vediamo è un tizio con una balestra, in realtà è un elemento chiave per comprendere meglio la trama del gioco. E quindi perché il gioco deve essere rigiocato tantissime volte? Perché ogni volta noto e mi rendo conto di un piccolo dettaglio che non mi ero reso conto. E come i pezzi di un puzzle, quando li unisco, ho scoperto non la trama, perché la trama è sempre la stessa. Vai dal tizio, sconfiggi il boss e decidi se lasciare il mondo nell'oscurità o riaccendere la fiamma. Quello che capisci è come il mondo è finito in quella situazione. Che è una cosa molto interessante per i giocatori, perché poi si creano teorie e tutto quanto. Ah, ma i giocatori vanno su Reddit, ma io ho notato questa caratteristica, io ho notato quest'altra, questa qui e questa qua e così via. Ok, molto,
Molto bello, sì, crei comunque una fan base che alimenta il gioco stesso senza che la casa produttrice faccia in pratica niente, Sì, essendo anche che... perché molto spesso la produzione non lo sa neanche, cioè io Ah, assicuro beh. tutti i giocatori che in realtà molte delle cose che probabilmente sono considerate canoniche nei Dark Souls adesso, probabilmente cioè, non lo erano. E hanno probabilmente lasciato un po' così al vuoto, diciamo. Poi, senza dire né B né C, un po' come il finale di Inception, dove probabilmente neanche Nolan sa che finale è. Sì, è libera interpretazione, come Esatto. no. Ok, allora io smetto di sharare. Secondo me hai fatto un bello overview dei titoli. Fateci ovviamente sapere se siete invece più interessati a un qualcosa un po' Sì, di più specifico. particolare, sì, a Dark Souls 1, 2, 3 e che cosa di questi Dark Souls, diciamo, volete che Esempio, io sono Diego un grande fan di spieghi. Dark Souls 3. Come mai? Considerando quanto è strana la lore del gioco, non pensavo che si potesse concludere in modo così poetico. Ah, okay. Senza fare spoiler, però ok. Allora, Diego, come ti dicevo, direi che possiamo chiuderla qui perché era più appunto un overview e spiegare come mai la serie è diventata così famosa e le varie caratteristiche un po' più principali. Però appunto rimaniamo a vostra disposizione se volete qualche informazione in più. Con questo, Diego, ti saluto. Ciao. Ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima. Quindi ve ne ho pregnate. Salute. E Ho fatto